invitato da Beppe Grillo a prendere il timone, la guida, no? Del movimento. Sì, lo è stato. Grillo gli ha affidato per 3 anni il paese, e o Conte o morte, e adesso è praticamente la persona più inutile, inefficace e meno strategica del mondo. Ci sta anche, perché poi rientra nei ragionamenti di Grillo. Io credo che Conte, già dall'inizio, sono d'accordo sul fatto che sia un corpo estraneo rispetto al movimento, ma già dall'inizio aveva intenzione di fare qualcosa di diverso che andasse oltre i 5 Stelle. Lo abbiamo detto più volte anche da queste, da questi studi. Sì, cioè sì. L'idea di Conte è quella di ricreare veramente l'Ulivo. Rocco Casalino, mi ricordo in un colloquio personale 3 anni fa, mi disse: guarda che la nostra posizione è quella di rifare Prodi, non è quella di rifare Grillo. Quindi ecco. Tendenzialmente il concetto è che adesso cosa si prospetterà? Ci sarà probabilmente una probabile scissione, perché Conte ha già tutto pronto da tempo, quindi non è che torna a fare il professore, mi sembra molto improbabile. E potrebbe venire, questa la cosa più logica, cioè il fatto che ci sia una scissione, ci sia un problema immediato di gruppi parlamentari, quindi da un lato i 5 Stelle, dall'altro i contiani. Separazione, a parte tutti i posti che vengono ad essere persi, dei posti di governo, dei sottosegretari, ministri, sì. Cioè ci sarà un bagname terrificante, ma il problema grosso sarà che il primo partito in Parlamento sarà la Lega. E quindi sì. Inevitabilmente la Lega andrà o Draghi andranno a ancorarsi, per quanto Draghi possa ancorarsi a qualcuno, perché la sua personalità è sempre tracimante, a questo partito, a un partito di maggioranza relativa che è un partito di centrodestra molto forte. Allora questa potrebbe essere l'occasione per Conte per recuperare invece sulla base elettorale, perché potrebbe essere un espediente di carattere politico che da Conte può essere utilizzato per mettersi all'opposizione senza creare dei problemi a Draghi, perché sì. Nessuno vuole crearne a Draghi. In realtà Draghi sta lì, governa, i partiti poi fanno ammuina dal punto di vista di cerca degli elettori. L'idea è quella di mettersi là e percorrere il percorso della Meloni nei territori dell'opposizione. Sì. È lì che Draghi può andare a pescare in un Draghi, scusate, Conte può andare a pescare in un elettorato futuro per le prossime elezioni. Certo, perché il problema certo. Non è adesso, il problema è tra 2 anni. Perché Draghi rimarrà fino al 23, gli auguro anche fino al 2026, non è quello. Sì. Draghi Conte si sta organizzando il futuro in questo momento, lo può fare solo dalle parti dell'opposizione. Vediamo, Sara Manfuso lavora in un giornale che è molto attento a tutto il mondo, la galassia Movimento 5 Stelle. Io prima riferivo di malumori di uomini vicino a Conte che tentano, insomma, diciamocelo francamente, che ci sia la fregatura dietro questo comitato dei 7, questo tentativo, no, di negoziazione. Sì,